perché a mio modesto parere, senza una cultura di base, un consumatore, un individuo, non è in grado di prendere decisioni di investimento informate e consapevoli. E quindi solitamente fa il salto della fede, ovvero si affida al consiglio che riceve e lo prende per buono, ma non ha gli strumenti per capire se effettivamente è un buon consiglio oppure se uno strumento è migliore di un altro. Story Time, Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi avremo il piacere di poter chiacchierare con un educatore finanziario. Sto parlando di Davide Pisicchio. Ciao Davide, ben trovato. Ciao a te, grazie. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Come stai innanzitutto? Bene, bene, tutto bene. Bello sorridente, infatti il nostro Davide ci ha raggiunto nei nostri studi per raccontarci un pochettino della sua figura professionale. Allora Davide, innanzitutto iniziamo da una tua breve presentazione. Chi sei e dove hai studiato? Allora, io sono Davide Pisicchio, sono un ex consulente finanziario e ho deciso di mettere in stand-by un attimo questa professione per portare un po' di educazione e cultura finanziaria sul mio canale YouTube e per aiutare le persone a prendere decisioni di investimento più consapevoli. Sei rimasto comunque nel tuo ambito, no? Certo. Com'è nata questa passione per la finanza? Allora, questa passione per la finanza è nata verso il 2015-16 come investitore personale, quindi cercavo Lanciarti in questo mondo, no? sì, cercavo di utilizzare i risparmi che riuscivo a produrre nel tempo Sì. e non lasciarli fermi sul conto corrente come fanno la maggior parte delle persone, e quindi questo mi ha spinto a interrogarmi su quali possono essere gli strumenti migliori, più funzionali agli obiettivi da raggiungere, e quindi da lì è nato tutto Questa quanto. passione, insomma, hai iniziato a studiare, ad informarti, Sì. eccetera, eccetera. Poi nel 2020, durante il periodo del Covid, eravamo tutti chiusi in casa e quindi mi è venuta la bella idea di provare a entrare nell'albo dei consulenti finanziari, e quindi ho studiato, dato l'esame e l'ho passato. Ed eccoti qui, Ed eccomi sostanzialmente. Quindi adesso cerchi di portare comunque entrambe le cose avanti o sei focalizzato qui. sull'educazione? Allora, adesso ho messo, come dicevo in precedenza, Stand by. ho in stand-by la questione della consulenza finanziaria e mi sto dedicando a un progetto che si chiama Il Cortile Finanziario, in parallelo al mio canale YouTube, per portare quella che è l'educazione finanziaria, perché a mio modesto parere, senza una cultura di base, un consumatore, un individuo, non è in grado di prendere decisioni di investimento informate e consapevoli. E quindi solitamente fa il salto della fede, ovvero si affida al consiglio che riceve e lo prende per buono, ma non ha gli strumenti per capire se effettivamente è un buon consiglio oppure se uno strumento è migliore di un altro. Tu, se fai tutto ciò, vuol dire che l'educazione manca, non siamo del tutto, anzi quasi mai, consapevoli di quello che succede, è Eh sì, corretto? diciamo che in Europa siamo tra i paesi con l'educazione finanziaria più bassa. E mentre nel mondo siamo, non ti dico a livelli del terzo mondo, ma diciamo che come cultura finanziaria siamo a pari di paesi che hanno ben più gravi problemi dell'educazione finanziaria. Chiaro, ecco, tu a chi ti rivolgi? Chi cerchi di intercettare come pubblico? Allora, faccio una premessa. Praticamente, mi ritrovavo a avere a che fare con persone che chiedevano consigli finanziari, ma in Italia abbiamo una legge, tra le altre leggi che riguarda la finanza, che è la MiFID. Praticamente, quando un consumatore si rivolge a un professionista, che sia un assicuratore o una banca o un consulente finanziario, deve compilare il suo profilo di rischio. E il professionista deve basare i suoi consigli su questo profilo di rischio. E a mio avviso è una legge non perfetta, perché finisce per tutelare il consulente che dà il consiglio e non il consumatore. Immagina come se tu andassi da un dietologo e ti chiede la tua tolleranza ai cibi spazzatura, tu gli dici che almeno 3 volte a settimana vuoi andare da McDonald's e lui si deve allineare a quella che è la tua tolleranza al cibo Beh, direi spazzatura. che lui non si allineerebbe mai. No, e invece in finanza purtroppo funziona così. C'è la profilazione di rischio, tu consumatore indichi qual è la tua propensione al rischio e il consulente deve basarsi su Su questa su cosa. questa cosa. E quindi tu stai cercando di invertire questo Eh sì, trend? io avevo difficoltà con persone che magari volevano, per esempio, volevano avere un fondo pensione, quindi volevano integrare la loro pensione futura, ma avevano una propensione a rischio bassissima, per cui la propensione a rischio e l'obiettivo non potevano corrispondere.
ma la legge prevede questo, quindi senza una consapevolezza o un'educazione di base il consumatore, l'utente finale, non è in grado di prendere decisioni informate. Quindi secondo me senza un'educazione finanziaria di base si fa fatica, cioè la legge finisce per tutelare il consulente che ti asseconda. Chiaro, quindi fatta questa premessa ti chiedevo tu chi cerchi di intercettare. Intercetto tutti coloro che prima o poi nella loro vita dovranno rivolgersi a un professionista del settore, che sia un assicuratore, un consulente o la banca, per poter prendere decisioni di investimento informate. Quindi quando davanti hai un professionista e tu non sai riconoscere se questo è un venditore o una persona seria o ti sta proponendo degli strumenti che non sono adatti per te, senza una conoscenza di base non sei in grado di farlo. Quindi tutte le persone potrebbero avere bisogno di un educatore finanziario, non c'è una nicchia specifica di target pubblico. Ci sta, tu sei presente sui vari canali social, ecco, che temi cerchi di approfondire sui vari social? Allora, come giovane, diciamo, io ho 37 sì. anni, ho iniziato a lavorare a 19 anni e per la legge dovrei lavorarne fino a 69, quindi sono 50 anni di contributi e avrò una pensione che sarà il 60% del mio ultimo reddito. Male. Quindi la maggior parte dei miei colleghi, ad esempio, è ignara di questa cosa, come penso anche molte persone, proprio perché abbiamo una scarsa cultura finanziaria. Siamo ancora convinti che una volta che andiamo in pensione guadagniamo 1000 euro e l'INPS ci darà 1000 euro. Diciamo, e invece non è così. Non è così. Quindi il tema della previdenza è importante. E se uno, una persona nell'arco della sua carriera non si costruisce una pensione integrativa, avrà una vecchiaia non serena o da fame, diciamo. Chiaro così. E quindi se volete approfondire tutti questi argomenti ci sono i social del nostro Davide, su Instagram, YouTube e LinkedIn. E LinkedIn, principalmente su YouTube io una volta a settimana esco con un nuovo contenuto che riguarda sia la previdenza che gli investimenti in generale. 349-00-59861 invece il recapito telefonico, all'indirizzo mail info@davidepisicchio.it. davidepisicchio.it è anche il sito web, giusto Davide? Giusto. Sul sito invece cosa trovano? Sul sito ci sono i contatti e i servizi che offro e una breve presentazione. In breve offro un servizio di consulenza one to one, quindi consulenza oraria, oppure propongo un portafoglio l'investimento adatto a raggiungere un determinato obiettivo, senza però poter fare la lista della spesa, la chiamo io, quindi non posso farti una lista di quelli che sono i prodotti che tu dovrai acquistare perché non sono più iscritto all'albo dei consulenti. Era un ex indipendente, se posso dire. Chiaro, quindi le decisioni di oggi sono la realtà di domani. Esatto, che poi è la linea di quello che tento di trasmettere. Chiaro, va bene, quindi ti occupi di educazione e di consulenza finanziaria, forse l'hai detto così, sei indipendente tu come consulente? Allora, ero nell'albo dei consulenti indipendenti. Ok. Però inizialmente ero un fervente di questa indipendenza, però poi ho conosciuto molti professionisti anche tra i vari consulenti sì. di reti o di banche, e quindi sono dell'idea che non sia la categoria che faccia il professionista, ma è la persona in quanto tale. E quindi se siete interessati a Davide sapete come contattarlo. Davide, che dire, è stato davvero un piacere averti avuto qui nei nostri studi. Rinnoviamo il solito messaggio di affidarsi a professionisti, mi raccomando, se vi siete trovati male con una persona non fate di tutta l'erba un fascio, ecco. Quindi è giusto scegliere anche il professionista giusto per voi. In chiusura, Davide, vuoi salutarci con qualche ulteriore messaggio a tal proposito? Sì, io penso che l'unica ricchezza che non ci può essere sottratta è la conoscenza e la consapevolezza. Quindi fate tesoro di queste parole che vi ho detto. Senza una consapevolezza fate il salto della fede. E quindi io aggiungerei, approfittate dei social del nostro Davide per arrivare a quella consapevolezza, no? Esatto. Ci sono social come quello di Davide che fanno divulgazione informativa competente e professionale, io ne approfitterei. Quindi seguitelo su Instagram, soprattutto su YouTube e anche su LinkedIn. Ciao Davide, alla prossima. Ciao a voi. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.